Carissimi tutti, bentornati e che il nuovo anno scolastico abbia inizio presto. Ecco, un anno scolastico particolare che abbiamo preparato con tanta attenzione, tanta cura, tanta preoccupazione, ma anche tanta fiducia e speranza. I nostri docenti si sono attivati, ecco, hanno già elaborato le programmazioni didattiche tutto il mese di luglio, si sono riuniti in gruppo e diverse proposte sono state tenute in considerazione. Abbiamo studiato e stiamo studiando i protocolli di sicurezza perché vogliamo riaprire in sicurezza, ma soprattutto vogliamo presentarvi una scuola rinnovata. E questo è l'atteggiamento che accompagna questo inizio, il nostro inizio del 2020-2021, proprio con un atteggiamento di chi sa che sta vivendo una nuova opportunità e una nuova sfida, che nasce sì dall'esperienza Covid, ma nasce soprattutto dal fatto che la scuola ha dovuto ripensarsi, ha dovuto improvvisare in poco tempo una didattica che raggiungesse i nostri ragazzi in remoto, in una maniera nuova alla quale non eravamo abituati, ma soprattutto una scuola che trovasse soluzioni, che si allenasse nel problem solving, soluzioni rapide ed efficaci. Ecco, direi che questa è la connotazione più grande che vuole accompagnare il nuovo anno scolastico: riuscire ad elaborare un modo di fare scuola che trovi sempre e fornisca ai nostri ragazzi la capacità di elaborare soluzioni, non dico facili, ma soluzioni rapide ad ogni problema che si dovesse presentare. Ecco, questo io vorrei che accompagnasse il nostro cammino di quest'anno, questa prospettiva, questo modo di lavorare, proprio perché è questa l'ottica con cui noi abbiamo progettato il nostro cammino insieme. I ragazzi del triennio inizieranno il 14, metteremo sul sito a breve anche l'orario, e i nostri ragazzi del biennio inizieranno invece il 15 mattina. Ecco, con questa modalità ci avvieremo verso un anno che, ribadisco, presenta delle novità. Quali novità? Essenzialmente la novità consiste nel fatto che avremo due turni di entrata, una del biennio e l'altra del triennio, a differenza di un quarto d'ora, scaglionati da un quarto d'ora. Il tempo sarà ritmato dal nostro totem all'ingresso, i ragazzi avranno l'obbligo di indossare il badge, che sarà uno strumento di riconoscimento, ma sarà anche uno strumento di controllo, e questo secondo la normativa Covid, che dice proprio il referente, esiste la figura da quest'anno del referente Covid nelle scuole, che deve appunto monitorare attentamente le presenze dei nostri ragazzi all'interno delle classi. Voi direte: ma c'erano già questi strumenti nel registro elettronico? Ma questo lo rende più agile e più efficace. E il modo con cui lavoreremo sarà appunto il quarto d'ora che distanzierà il biennio dal triennio, sia in entrata che in uscita, ma soprattutto quello che fa un po' la differenza saranno queste ore brevi. I ragazzi non si sposteranno più da una classe all'altra, ma ogni gruppo classe avrà la propria classe, e il quadro orario sarà di un quadro orario che andrà dalle 8:15 del mattino fino al massimo di 13:30 al termine delle lezioni. Quindi non avremo più le settime ore per il biennio, e il tempo scuola che noi vivremo insieme sarà dal lunedì al venerdì in classe, nelle classi, ribadisco, che saranno dedicate. E per le classi numerose che supereranno il quantitativo di presenze all'interno, ci sarà un'alternanza di giorni, quindi all'interno della settimana tutti i ragazzi verranno almeno due o tre volte in classe. Parlo delle classi numerose almeno fino a dicembre, fino a quando le prospettive di sicurezza dovranno essere monitorate. Così ci sarà una didattica mista. Cosa significa?
Significa che i ragazzi che seguiranno a distanza avranno i loro compagni in classe e il giorno successivo, ecco, questo scambio permetterà a tutti di poter vedere frontalmente, quindi in presenza i loro professori, di non perdere questo contatto, questa relazione a cui noi teniamo tanto. Questo dal lunedì al venerdì, abbiamo fatto la scelta di lasciare il sabato libero per tutti per poter dedicare al sabato l'uscita fuori dall'aula, non tutti i sabati, ma alcuni sabati all'interno del quadrimestre saranno dedicati a uscite culturali e quindi al nuovo modo di fare scuola anche fuori dalle classi, e al museo piuttosto che a teatro, piuttosto che altre iniziative che verranno proposte a livello didattico. Chiaramente la nostra scuola non vuole perdere le connotazioni di una scuola che innova, una scuola che fa innovazione, una scuola che è internazionale, non perderà assolutamente questa connotazione, una scuola che è carismatica. Secondo il carisma di Don Bosco, quindi una scuola che si propone di stare accanto ai ragazzi con i momenti formativi, con le proposte di ritiri, con tutto quello che noi, ecco, abitualmente offriamo come accompagnamento e formazione integrale. Una scuola che forma il cittadino del mondo, una scuola che vuole raggiungere tutti i ragazzi per insegnare loro che i confini non possono fermarsi qua. Nelle aule di Via Dalmazia, ma devono spaziare e attivare quello che è la loro potenzialità di diventare cittadini a livello universale. Viviamo tempi difficili, la sfida è grande, noi speriamo che la crisi economica ci permetta di fare dei passi per poterci riattivare anche in una mobilità di gruppo, in tutto quello che è stato il cammino fatto dalla nostra scuola in tutti questi anni. Ecco, le unità orarie, spiegavo prima, saranno 45 minuti, ma lavoreremo soprattutto per alcune discipline in modo nuovo, con una programmazione puntuale che noi metteremo a breve sul sito. La troverete entro la fine di settembre, troverete tutte le programmazioni sul sito e potrete visitare. E queste programmazioni prevedono un lavoro anche per ambiti disciplinari. Cosa significa? Significa che se il quadro orario dichiarato è quello di 31 ore per il biennio e 33 per il triennio, queste ore verranno effettivamente effettuate da moduli che verranno realizzati, ecco, per ambiti disciplinari. Spiegando materialmente in che cosa consiste nel fatto che alcune discipline, per esempio diritto, farà parte di alcune compresenze con l'insegnante di storia, così come l'insegnante di educazione fisica lavorerà per un'ora a settimana in compresenza con l'insegnante di scienze. E ancora, nel triennio, l'insegnante di religione si troverà a condividere il metodo che abbiamo acquisito ormai come scuola del service learning con il coordinatore di classe all'interno dell'orario curricolare. Sistemeremo all'interno di questo quadro anche i nostri momenti formativi, l'ora di formazione, vediamo come collocare l'ora del coordinatore dedicata e tutto quello che è, ecco, una scuola che vuole diventare flessibile, una scuola che vince la paura, una scuola che si attiva verso un percorso di speranza. Il futuro dei nostri ragazzi non sarà più quello che loro hanno lasciato a febbraio dello scorso anno, ma non vuole essere un futuro tetro, oscuro, incerto, vuole essere un futuro costruito giorno per giorno, con fatica sicuramente, ma con tanta speranza. E con tutto ciò chiaramente noi vi daremo poi istruzioni in quelli che saranno anche i vostri compiti, il compito della famiglia. Ci sarà l'obbligo dell'indossare le mascherine, ci sarà l'obbligo di igienizzare le mani, ci saranno tanti vincoli e se noi saremo attenti, vivremo tutto veramente con capacità di osservare le regole, sicuramente non dovremo fermarci, sicuramente non andremo in quarantena, sicuramente riusciremo a dare
alla nostra scuola un volto nuovo, un volto rinnovato, ma un volto che non è sminuito. La scuola Maria Auxiliatrice vuole formare buoni cristiani, onesti cittadini del mondo contemporaneo, nonostante la grande sfida che noi stiamo vivendo. Ecco, a breve arriveranno comunicazioni dettagliate di quanto io ho voluto stamattina introdurre in questo brevissimo video, un po', ecco, formato casareccio, ma per farvi arrivare la mia rassicurazione che il piano su cui abbiamo lavorato è un piano che metterà i ragazzi in condizione di poter lavorare serenamente. A tutti noi buon anno scolastico, a breve arriveranno le precisazioni su quanto io ho detto. Grazie e buon tutto, buon anno scolastico.